C'è notevole fermento all'interno degli ampi padiglioni dedicati al MacFruit di Rimini. La kermesse internazionale dedicata all'ortofrutta si sta svolgendo nella città romagnola a partire dal 7 settembre e terminerà nella giornata odierna. Dopo uno stop forzato e necessario al MacFruit con esponenti della politica nazionale, si parla di ripresa, aggregazione e nuove tecnologie per far decollare dove necessario e migliorare uno dei comparti più importanti per l'economia dell'intera nazione. Presente la Calabria, che dell'agricoltura e dell'ortofrutta deve farne necessariamente un punto di forza, ma serve consolidare le filiere e aggregare in maniera strutturale, così come all'interno dello spazio di Agrocepi, che dell'aggregazione ne ha fatto la sua filosofia, ha affermato Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Eh Deputati. sì, dopo 2 anni diciamo di stop e di difficoltà, finalmente ci rivediamo dal vivo. E Agrocepi ringrazio dell'ospitalità, mi ha fatto vedere le aziende che oggi espongono a MacFruit. E Agrocepi ha fatto dell'aggregazione un marchio di fabbrica. Noi dobbiamo puntare su questo perché stare insieme ci permette di fare squadra, economia di scala, affrontare meglio il mercato, essere più competitivi, fare anche ricerca e strategia, perché qui avete molti prodotti di innovazione, dall'ortofrutta che si vuole evolvere nel packaging, e vogliamo produrre succhi di frutta. Vogliamo inserirci nella grande distribuzione o nella quinta gamma, come alcuni prodotti che ho visto oggi che sono già pronti al consumo. Quindi è chiaro che un produttore da solo non ce la fa, e stare insieme ci permette di cambiare questo concetto, ovvero si produce un bene, però poi noi diventiamo possessori magari di un marchio o anche del prodotto che il consumatore vuole. Questa è la grande sfida per il futuro, per affrontare un futuro che, ahimè, può essere anche incerto. Abbiamo visto la pandemia, abbiamo visto i cambiamenti climatici, però se si è insieme si possono affrontare meglio le sfide. Da parte nostra, la politica, che rappresentiamo la politica in questo momento, vogliamo dire ai produttori e a tutta la filiera che noi ci siamo per aiutarvi in questo percorso. Presente anche Giuseppe Labbate, deputato della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, anch'egli certo dell'importanza dei contratti di filiera dove innovazione e aggregazione sono i punti cardine. Le sfide da affrontare sono ancora tante. Il nostro paese ha bisogno di attuare delle riforme importanti che si attendono oramai da anni, riforme che serviranno a far ripartire il paese economicamente e rimetterlo sui binari della crescita. Per questo sono state stanziate risorse importanti da parte dell'Unione Europea tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dobbiamo essere bravi a saperle utilizzare. Tra queste misure sono stati finanziati anche i contratti di filiera, strumento importante per il settore agricolo, perché se non rinforziamo le filiere non riusciamo a garantire la remunerazione adeguata ai nostri produttori, e non riusciamo neanche ad aggredire i mercati o anche nuovi mercati. Non poteva mancare nella 3 giorni al MacFruit Luciano Cillis, membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, che sottolinea come sia necessario creare, soprattutto dopo la pandemia, una filiera internazionale dell'ortofrutta. L'innovazione e il consociativismo sono le uniche strade che si possono intraprendere per rimanere a galla e per riuscire a fare profitto con questa attività. In particolare, le sfide che purtroppo il Covid ci ha messo di fronte hanno evidenziato anche come in agricoltura sia necessario riuscire ad avere questi obiettivi come colonna portante, e quindi riuscire ad efficientare ed essere più efficiente nella produzione, abbattere i costi, abbattere i consumi e abbattere le emissioni, che poi quello è il trend generale su cui stiamo puntando. In particolare con il PNRR anche le aziende ortofrutticole potranno aggregarsi a questi macro temi. In particolare quello della gestione dell'acqua, che poi alla fine sarà il fattore limitante per il futuro, e riuscire così a rimanere sul mercato produttivi, competitivi e efficienti.